Vi starete forse chiedendo cosa c'entra il logo del noto amaro Jägermeister con un canale cristiano. Bene, c'entra molto di più di quello che potreste immaginare. Il cervo è infatti un animale particolarmente presente nell'iconografia cristiana. Bello, agile, discreto, mansueto, sfuggente e misterioso. I miti e le leggende di tutti i popoli ne parlano attribuendogli particolari caratteristiche. Nell'iconografia cristiana, particolarmente in quella catacombale dei primi secoli, il più delle volte indica la sete del credente che anela le sorgenti d'acqua viva del Cristo, come recita il Salmo 41. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Simbolo del cristiano, dunque, ma anche dello stesso Cristo vittorioso sul male, come attesta l'iconografia ispirata agli scritti di alcuni antichi filosofi e scrittori greci, come Plinio ed Eliano. Sembra infatti che il cervo fosse acerrimo nemico dei più letali serpenti e che per stanarli fosse solito riempire la bocca d'acqua versandola nella tana con un potente soffio. Una volta fuori i rettili venivano calpestati e uccisi. L'allusione al trionfo del Cristo su Satana è evidente. Il Cristo che schiaccia il serpente ricorda infatti Genesi 3, mentre il soffio che annienta il nemico è un chiaro riferimento alla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, laddove è scritto: solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. Il parallelismo cervo-Cristo è legato anche a un'altra caratteristica di questi animali, all'annuale rigenerazione del palco delle loro corna. Ogni anno, infatti, nei periodi compresi tra gennaio ed aprile, il cervo perde il palco per poi rigenerarlo verso il mese di luglio. Tale segno di rinascita è stato spesso associato al concetto di resurrezione. C'è poi una ricca tradizione agiografica legata a questi animali. Li troviamo infatti nella vita di tantissimi santi. Basta ricordare alcuni dei più famosi: Sant'Eustachio, Sant'Uberto, da cui è tratta la celebre immagine dell'amaro Jägermeister, Sant'Abbondio da Como, San Corrado di Piacenza, San Donaziano, San Lamberto, San Procopio da Brema, Sant'Osvaldo, Sant'Egidio Abate, Santa Ida di Hersfeld e la beata Ida di Toggenburg. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. E la prossima volta che vi capiterà di bere lo Jägermeister, ricordatevi di quanto è bella quell'immagine lì. Alla salute!